del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi abbiamo due motivi per gioire. Anzitutto l'anniversario della dedicazione di questa chiesa. Il 3 luglio del 1909 è stata dedicata la chiesa alla Madonna del Rosario. E quindi questo è un primo motivo per la comunità. E poi abbiamo anche il battesimo di una bambina. Che nome date alla vostra bambina? Alice Elena. Per Alice Elena, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Il battesimo. Cari genitori, chiedendo il battesimo per la vostra bambina, voi vi impegnate a educarla nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E tu, padrino, sei disposto ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Alice Elena, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce e dopo di me anche voi, genitori e padrino, farete sulla vostra bambina il segno di Cristo Salvatore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera del tuo popolo, che ricorda con gioia il giorno della dedicazione di questo Tempio, perché la comunità che si raduna in questa santa dimora possa offrirti un servizio degno e irreprensibile e ottenga pienamente i frutti della redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Salomone si pose davanti all'altare del Signore, di fronte a tutta l'assemblea di Israele, e stese le mani verso il cielo. Disse: Signore, Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù, nei cieli, né qua giù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi, che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto: lì porrò il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel luogo della tua dimora, in cielo. Ascolta e perdona. Parola di Dio. Accostiamoci al Signore con canti di gioia.
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Accostiamoci al Signore con canti di gioia. Perché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo è il mare, è Lui che l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Accostiamoci al Signore con canti di gioia. Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Accostiamoci al Signore con canti di gioia. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Alleluia! 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore. Sediamoci un momento. Diceva Sant'Agostino che cercava il Signore fuori di sé, poi lo trovò invece dentro di sé.
perché tutti noi siamo tempio dello Spirito Santo, Dio è in noi, abita in un certo senso in ciascuno di noi, possiamo invocarlo in qualsiasi posto. Eppure è anche importante una struttura, un edificio che rappresenti la casa del Signore. Oggi noi vogliamo, è la festa, diciamo, di questa chiesa, di questa struttura, di questo edificio. Ricordiamo la dedicazione di questa casa. Certo, è vero che noi possiamo invocare il Signore nel nostro cuore dovunque, non abbiamo bisogno di una struttura fatta di mattoni, però è importante anche che ci sia un punto di riferimento, una casa che poi diventa non solo la casa del Signore, ma la casa dei credenti, la casa dei cristiani, un luogo che ci accomuna. Ecco, in questo luogo molti hanno ricevuto il battesimo, in questo luogo ricevono la Santa Comunione, la Cresima, anche il saluto alla vita, il momento della morte. Ecco, si passa in questa casa. Questa casa è la casa dei fedeli piedimontesi, un luogo che deve essere caro. Non è soltanto un edificio tanto per, è un edificio caro alla cittadinanza di Piedimonte, come ogni chiesa, come chiesa come struttura, intendo, deve essere cara alla propria comunità. È come la casa che abbiamo ciascuno di noi, e la casa per una famiglia è essenziale. La famiglia non è la casa, la famiglia è il padre, la madre e i figli, ma la casa è un momento importante, è lì che si sta insieme, lì che si mangia insieme, e lì che si dorme e così via. Viene scandito il ritmo della famiglia in una struttura detta casa. E così anche qui, la famiglia in questo caso è la comunità parrocchiale, e questa è la casa di questa famiglia, che è la comunità parrocchiale. Quindi ci vuole il massimo zelo. Infatti nel brano che abbiamo ascoltato si parla di un episodio di Gesù, è l'unico episodio in cui Gesù si arrabbia, in cui Gesù usa, tra virgolette, anche la violenza, perché a un certo punto sta entrando nel Tempio, vede che fanno mercato nel Tempio, nella casa di Dio c'è chi vendeva pecore, buoi, chi cambiava le monete, perché non potevano entrare le monete romane nel Tempio, bisognava cambiarle con le monete degli ebrei. E Gesù, vedendo tutto questo, questo movimento di denaro nella casa del Signore, ecco cosa fa: comincia a gettare a terra il denaro, fa una frusta di cordicelle e scaccia tutti fuori. L'unico episodio diciamo in cui Gesù è arrabbiato, in cui Gesù manifesta la sua rabbia e addirittura usa in un certo senso la violenza. Ecco, questo per dire quanto è importante per Gesù questo luogo. Il luogo, ripeto, fatto di pietre e di mattoni. È anche vero che Gesù poi dirà alla fine: distruggete questo tempio, che si riferiva a se stesso, quasi a dire che lo Spirito Santo abita dentro di noi, però è importante la casa del Signore. E allora la massima cura per questa casa, deve essere una casa che è stata costruita anche con le fatiche dei piedimontesi, con l'interessamamento e così via. E se nel tempo si avvicendano i parroci, si avvicendano i sindaci, si avvicendano le persone, ecco, questa struttura rimane salda come un punto di riferimento per tutta la comunità. Ecco allora la festa di oggi, che è una festa importante, purtroppo non è tanto sentita, ecco, ma la Chiesa oggi dovrebbe essere piena di gente che è grata di questo edificio che i padri piedimontesi hanno voluto per questa comunità. In questa chiesa oggi viene battezzata anche questa bambina, un battesimo dove viene fatto nell'acqua, nel fonte battesimale che si trova all'inizio della chiesa, come una volta, prima di entrare in chiesa doveva essere battezzato e poi poteva entrare in chiesa. Ecco perché il battistero è sempre vicino alla porta della chiesa, in altri luoghi anche fuori della chiesa, per questo motivo, perché prima di entrare devi essere battezzato. E la piccola Elena, Alice, Elena, che sta per ricevere il battesimo, attraverso il battesimo entra a far parte della famiglia della Chiesa. In questo caso non la famiglia parrocchiale piedimontese, ma la famiglia universale
della Chiesa. Anche lei entra a far parte di una famiglia, che è la famiglia dei cristiani. E la sua famiglia terrena, del padre e della madre, ecco, devono preoccuparsi di fare conoscere poi questo. Oggi la piccola Alice riceve tanti doni, il battesimo, entra a far parte della Chiesa, viene liberata dal peccato originale, ma i genitori spetterà il compito di educarla, di fare capire questi doni che riceve. Devono insegnare cosa vuol dire essere cristiano. Ecco, tu hai ottenuto, tra virgolette, la cittadinanza cristiana, ma adesso devi seguire le tradizioni, il comportamento della cittadinanza cristiana. È come una persona che viene in Italia dall'estero, ecco, se vuole ottenere la cittadinanza deve accogliere le tradizioni italiane, deve accogliere la lingua, deve imparare la lingua italiana, altrimenti non si può dire cittadino italiano. E così anche chi riceve il battesimo deve imparare, tra virgolette, la lingua del cristiano, cioè il modo di vivere, il cristiano che non porta rancore, il cristiano che è educato nel parlare, il cristiano che perdona, il cristiano che aiuta il prossimo e così via, il cristiano che prega. Allora, carissimi genitori, voi insegnerete a parlare alla bambina, insegnate anche a parlare il linguaggio cristiano, cioè questi i comandamenti del Signore, i principi che devono essere fondamentali per Alice. E ogni famiglia ha il suo statuto. Ogni famiglia ha un suo statuto, non è un qualcosa che viene scritto, perché è qualcosa che col tempo si consolida, e che sono delle regole, dei principi. Ecco, quando in una famiglia torna, che so, un bambino e dicendo di aver picchiato un suo compagno di classe, ecco, certe famiglie dicono: questo in questa casa, in questa famiglia noi non lo facciamo, non è cosa che fa la nostra famiglia. Se torna a aver rubato qualche cosa, questo noi non lo facciamo. Ecco, sono, e come questo fa capire lo statuto della famiglia. Ecco, carissimi genitori, lo statuto della vostra famiglia sia quello cristiano, con i principi cristiani. E quando la piccola Alice magari combinerà qualche cosa, ecco, dovete educarla e dire: questo non si fa, perché siamo cristiani, perché tu sei cristiana, perché sei stata battezzata quel 3 settembre del 2017. A Piedimonte Etneo, e sei entrata a far parte della grande famiglia dei cristiani. Sia lodato Gesù Cristo. Adesso invito i genitori a salire sull'altare di nuovo insieme al padrino. Invochiamo adesso i santi che sono i nostri intercessori e buoni esempi di vita. Ad ogni invocazione diciamo: prega o pregate per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, santi tutti di Dio. Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore per questa bambina chiamata alla grazia del battesimo, per i suoi genitori e per il padrino e per tutti i battezzati. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore, perché questa bambina sia illuminata dal mistero della tua morte e risurrezione, rinasca a vita nuova e sia incorporata alla tua santa Chiesa. Preghiamo. Perché con la grazia del battesimo che riceve oggi e della cresima che riceverà un giorno diventi fedele discepola e testimone del tuo Vangelo. Preghiamo.
perché da te guidata cammini in santità di vita e giunga alla vita eterna, preghiamo. Perché i suoi genitori, il padrino, diano a lei con il tuo aiuto una chiara testimonianza di fede, preghiamo. Adesso un momento di silenzio per una preghiera personale. Dobbiamo pregare questa sera in modo particolare per i nostri fratelli defunti Pagano Vincenza, Nucifora Maria e Costanzo Alfio. Il Signore misericordioso li accolga in paradiso, preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questa bambina dal peccato originale e consacrala, tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Adesso ungiamo il petto con l'olio dei catecumeni. Ti ungo con l'olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente perché questa bambina rinasca a vita nuova dall'acqua e dallo Spirito Santo. Diciamo insieme, gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio Padre Onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio unico Figlio, Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue, perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano, perché noi tutti fossimo in te battezzati. Gloria a te, o Signore. Per il mistero dell'acqua santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova questa bambina, che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Cari genitori e padrino, la bambina che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio le darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarla nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa nella quale la vostra bambina viene battezzata. Alle prime tre domande tutti insieme ci uniamo ai genitori, diremo rinuncio, alle altre tre credo. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Adesso ripetiamo insieme con convinzione ogni singola frase. Questa è la nostra fede, questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore, amen. In Cristo Gesù nostro Signore. Adesso insieme ai parenti ci leghiamo al fonte battesimale. Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, Trino.
infinita. Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria. Tutta la storia di facciamo l'ultima domanda ai genitori. Volete dunque che Alice e Elena riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì. Elena, Alice, Elena, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alice è diventata cristiana, facciamo un applauso. Campane suonano a festa proprio per questo evento. Adesso torniamo ai posti. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, Signore, il sacrificio che ti offriamo nel ricordo del giorno santo in cui hai riempito della tua presenza questo luogo a te dedicato. E fa di noi un'offerta spirituale a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo tuo Figlio, nostro Redentore. Tu ci hai dato la gioia di costruirti fra le nostre case una dimora, dove continui a colmare di favori la tua famiglia pellegrina sulla terra e ci offri il segno e lo strumento della nostra unione con te. In questo luogo santo tu ci edifichi come tempio vivo e raduni e fai crescere come corpo del Signore la tua Chiesa diffusa nel mondo, finché raggiunga la sua pienezza nella visione di pace della città celeste, la Santa Gerusalemme. E noi, uniti ai cori degli angeli nel tempio della tua gloria, innalziamo a te l'inno di benedizione e di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Ci mettiamo in ginocchio se è possibile. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonino e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati della piccola Alice Elena, che oggi è liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che l'hai inserita come membro vivo nel corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, Sant'Ignazio, nostro Patrono, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare. Di soltanto una parola e io sarò salvato. Come bello, Signor, sarà.
Preghiamo. O Dio sorgente di ogni benedizione, dona al tuo popolo santo i frutti della gioia e della pace, perché il mistero del Tempio che oggi abbiamo celebrato divenga per noi spirito e vita. Per Cristo nostro Signore. Adesso invito i genitori e il padrino a salire di nuovo, completiamo il battesimo. Alice Elena, Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra. Ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserita in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen. La mamma mette la veste bianca. Alice Elena, sei diventata nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Adesso il papà accende il cero dal cero pasquale. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori e a te padrino è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che Alice Elena, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce e perseverando nella fede vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda presto di ascoltare la sua parola e di professare la tua fede. All'ode e gloria di Dio Padre. Amen. Adesso concludiamo con tre benedizioni, una per la mamma, una per il papà e una per tutti. Dio onnipotente, che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine Maria ha dato alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro figli, benedica la mamma qui presente. E come ora è riconoscente per il dono della maternità, così con la sua figlia viva sempre in rendimento di grazie. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Dio onnipotente, che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica il papà di questa bambina. Insieme con la sua sposa, sia per la figlia, il primo testimone della fede con la parola e con l'esempio. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Dio onnipotente, che ci ha fatto rinascere a vita nuova col battesimo, benedica voi tutti, perché sempre e dovunque siate membra vive del suo popolo. In Cristo Gesù, nostro Signore. Doni la sua pace, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. E facciamo un applauso ad Alice.